Ciao ragazzi, sono Keiko-chan. Molti di voi mi hanno chiesto di far vedere la collezione come era aumentata o comunque come era cambiata e come ho sistemato i manga, quindi iniziamo. Allora, 3x3 occhi, Inuyasha a colori, interrotto, One Punch Gospel di Rumiko Takahashi, Fullmetal Panic, il numero 1 di BB Action che è rimasto numero 1 e basta, e va bene. Rex delle Clamp, Three Girls Kingdom, Chobits, Mates, Vitamin di Keiko Suenobu, Loveberries, Slam Dunk Collection, Chocolate Cosmos, Ma quando mai, Galism, Il fiore del sonno profondo, Lavidavi, Desiderio, Febbre del cuore, Boots Zone di Hiroyuki Takei, Tokyo Mew Mew, Mew Mew alla mod e Wish della stessa autrice, Dragon Ball, Mirmo, Beyblade della Play Press è rimasto così. Gorsaurus, Happy Ice Cream, Inuyasha. Scusate, ma mi devo mettere tipo un punta di piedi. Saint Seiya, Scegli Me, GTO prima edizione, Angry Heart, Splendid Love Story. Poi qui ho parcheggiato due numeri di amici, il 20 e il 21. Eccolo qui. Poi ho questo qui che è vecchissimo, sarebbe un Toriyama World comprato a pochissimo, però tipo, cioè un sacco di anni fa, infatti come vedete le pagine si scollano, ma non lo butto perché mi piacciono le storie. L'unico manga rovinato che ho. E questi qui sono i manga che stavo vendendo, Black Lagoon, prima edizione 3 volumi, anzi se lo volete fammelo sapere, fatemi un'offerta, fate quello che volete perché me lo voglio levare. Prima edizione, ottimo stato, e anche Oshinenki, primi 6 numeri. Poi qui ho attaccato, vabbè, un poster di Sailor Moon, tanto per occupare spazio. È un disegno che feci io di io tanto tempo fa. E qui ho messo Tamaome perché non avevo un cavolo da fare. Vabbè, i poster più o meno li conoscete. Quello di Shaman King, quello di Sailor Moon, quello di Sagojo. Qui ho messo questi manga qui. L'ho messi qua sopra perché praticamente avevo paura che mi cadevano in testa. Comunque sono Angel Sanctuary, Marmalade Boy, Witchblade Takeru, Dragon Ball, gli anime comics e Kashika sempre di Toriyama. Qui abbiamo le rose di Versailles, Calling You e Sailor Moon numero 1 che mi ha fatto Kira 85F. Scendendo abbiamo il cofanetto di Model, poi ho il cofanetto di dove si chiama? Cyborg 009, Giorgi, Faustine, Bad Company e Twin Princess. Poi un altro poster di Sailor, uno di Sanzo, scusate ma non vedo che cacchio sto facendo, Gaara. Poi qui ho, scusate, la fotina che ho appoggiato qui perché stiamo finendo di sistemare, comunque Sayuki, non si vede però è Sayuki, tutta la saga, Paradise Kiss e Itazurana Kiss. Qui sotto invece abbiamo Naruto, come si chiamano, gli special, Cortili del Cuore, Reinhardt, Rigveda, Haruhi Suzumiya che sto cercando di vendere, Alive e Attack Number One. Poi nella libreria abbiamo Shonan Junai Gumi, Karin, Anne Freaks, You Are So Cool e Girls. Shaman King, forse mi devo avvicinare un pochino, scusate. Shaman King più il character book e l'official fan book, lui il diavolo, Sigeten Equity in the Love, scusate ma ogni tanto perdo, Baci rubati, DNA al quadrato, Video Girl Lai con Video Girl Len, Yu Yu Hakusho, che sarebbe questo tutto nero, Strofe d'amore più lo special, Virgin Crisis, Love Celeb e Sugar Sugar Ann. Poi abbiamo Renzi, Batticuore notturno, più lo special, più Renzi, Batticuore a mezzanotte, che sarebbe l'autrice che voleva rovinare un'opera bellissima, però vabbè. Parfait Tic, Guru Guru Ponchan, Honeymoon, lo speciale di Sailor Moon, Black Cat, Get You, Otello, Jesus Christ, Death Note, Marionette, Ultimi raggi di luna, Papillon, SOS e Zodiac Detective, qui c'è solo il numero 1, Love Beach, oddio che fiatone, Mistress Fortune, il giocattolo dei bambini, partner andante,
Le situazioni di due lei e una ragazza alla moda. Poi abbiamo Solamente tu, Cuori di menta, Sarà perché mi piaci, Spicy Pink, Piper P, Cherish, Cappuccino, Fuji Gyugi, Hayashi no Seres, Imadoki, Zettai Gareshi, Alice XIX, Ion, Già nella rata del vento divino, Full Moon, The Gentleman Alliance Cross, Rocky Never, Melody, Fancy Lala, il numero 1 di Alpenrose. Poi, che faticaccia, il numero 1 di Sakura Cardcaptor, che poi sarebbe Cardcaptor Sakura, ma vabbè, Brother per Brother, X, New York Komachi, Nana, La leggenda di Chun Yang e Midori Days, numero 1, che ho vinto al concorso di Kira. Yu-Gi-Oh! Ranma, Kekkaishi, numero 1 di One Piece, New Edition, Tsubasa, XXOLIC, Magatsui.com, Fuji Yugi Special, i numeri 1 di Random Walk e Streghe per Amore, sto cascando. I primi due numeri di Mei Chan, che come sapete lo sto prendendo adesso, Mei Chan Butler, Honey Blood, che devo finire di leggere, e i due numeri di All Girl. Poi abbiamo, salutiamo Stephen King e Pet Sematary, che ogni tanto li appoggio qui. Comunque, Masonic Koku, che provvisoriamente sta qua, The End Angel, i numeri di Bleach ancora arretrati, comunque Naruto, Code Breaker, Mar, con il numero 10 della Play della GP. Oddio, che sei tu? Ah, Perfect Girl Evolution, che ho iniziato da poco, e Rinne, i primi due, The Breaker, Hot Detective Tsubaki, Aime, La sposa di Abek, questo è bellissimo, I giorni della sposa, ragazzi, è una cosa divina, è bellissimo, straconsigliato, Sailor Moon, Vampire Knight, Limit, Mission Improduce, Gate 7 delle Clamp, Fruits Basket e Defense Devil. Poi abbiamo Baroque, High School of the Dead, Black Butler, oddio, come si chiama? Kiss of Rose Princess, 07 Ghost, Un segreto per due, Fairy Tail, Black Butler, non è vero, Black Bear, Black Bear, Soul Eater, Love Begins, Bakuman, Beelzebub, Blue Exorcist, La spada incantata di Sakura, Shugo Chara, Shiki, Momo, To Love Ru, Chidose, Sora Log, Maid-sama e ultimo. E poi, qui sotto ho parcheggiato Dragon Ball e questi, oddio, aspetta che non si vedono bene, scusate. Sono Neko Magin, non si vedono bene neanche così, però sono Neko Magin, La saga delle sirene di Rumiko Takahashi, e il primo volume di Senseiya Perfect Edition. Poi, chi voleva, mi hanno chiesto anche di far vedere qualche altra cosa che ho, quindi ho praticamente il CD di Orphan originale, Evangelion, questo è il drama CD di Sayuki, un altro CD di Sayuki, un altro CD di Sayuki, un altro CD di Sayuki, tutti questi CD di Sayuki. Praticamente sono un regalo dei miei 18 anni. Invece questo è stato il primo CD in assoluto che ho comprato, originale di Sayuki. Poi ho tutte, per il momento sono sistemati qui perché sono troppo corti, come vedete. Infatti gli horror ho dovuto parcheggiare di là. Comunque qui ho la serie di Lamù con OAV e film. Più questo che cosa sono? Ah, il film di Trigun e il film di Yu Yu Hakusho. DVD di Dragon Ball, Dragon Ball GT e film di Dragon Ball. Sopra c'è Giorgi, Hayashi no Seres, GTO, Bast Engel, Kieshan, Polymar, Tekkaman, Yu-Gi-Oh!, Mermaid Melody, Nana, Naruto, Kirara, la città incantata e Shaman King. Poi vabbè, insomma, il Sebastian, la Barbie di Rina, l'action figure di Riku, bastoncini giapponesi. E qui sopra invece ho i DVD di Yu Yu Hakusho, come vedete, più quelli di Ranma, 3 di Aquarium e la serie completa di Yoko. Ah, scusate, ho dimenticato il video Gorlai. E queste qui praticamente sono le cose che io ho. Un attimo, mi sto un attimo impiccando, ok. Diciamo che qui per il momento è sistemata così, dico,
Per il momento, perché qui come vedete è tutto vuoto, perché dovrei farci la libreria murata. E Papino ha pensato di farmi la murata. Detto questo, ragazzi, ah sì, ho anche i poster, volevo farvi vedere questi. Comunque ho quello di Dragon Ball qui, Madara che casca sempre. Quello di Black Butter, quello di Shuko Chara, Sailor Moon. Poi abbiamo, vabbè, Sasuke, Gaara, sono sempre qui. Limit e Beelzebub. Detto questo, ragazzi, io vi saluto, ci vediamo nei prossimi video, se ci saranno, non lo so. Vi ringrazio molto per la vostra, per i vostri messaggi, quindi magari mi devo fare forza e andare avanti, dai, ignoriamo i deficienti. Detto questo, vi saluto, un bacione da Keiko-chan, scusate se non vi faccio vedere, ma insomma, non sono proprio presentabile. Detto questo, vi saluto, un bacione da Keiko-chan.